Allora, per quanto abbiamo detto nella precedente, vorremmo cominciare a studiare e investigare le derivate di ordine superiore. In realtà arriveremo a sviluppare una formula che si chiama formula di Taylor, ma non lo faremo oggi. Oggi invece dobbiamo dire ancora qualcosa sulle derivate prime, qualcosa che ci servirà poi per dimostrare questa formula, che in realtà non servirà perché sostanzialmente sfrutteremo soltanto il teorema di Cauchy, però è un qualcosa di molto popolare tra gli studenti. Noi ne dimostriamo una sola versione, questo teorema, diciamo, si può applicare in varie situazioni, più o meno ha sempre lo stesso nome. Ne dimostriamo una versione, però vi metto in guardia dal fatto di applicarlo male, ma soprattutto dal fatto che mediamente questo teorema è abbastanza inutile. Adesso andiamo a prima a dimostrarlo e poi a vedere di che si tratta. Allora, noi abbiamo questa situazione. Teorema dell'Hôpital. Allora abbiamo che f e g sono due funzioni definite a b meno un certo punto x con 0 a valore in r. X con 0 per comodità lo prendiamo interno, compreso tra a e b. Quindi le funzioni sono definite dappertutto tranne che su a b. Esistono le derivate per ogni punto, quindi per ogni p appartenente ad AB meno x con 0, perché se x con 0 non era definita le funzioni, figuriamoci le derivate. Poi abbiamo che il limite per x che tende a x con 0 di f' di x è uguale al limite per x che tende a x con 0 di g' di x è uguale al limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale al limite per x che tende a x con 0 di g di x, che è uguale a 0. Cioè queste quattro funzioni sono tutte infinitesime per x che tende a x con 0. Infine, l'ultima ipotesi è che il limite per x che tende a x con 0 f' di x fratto g' di x faccia L. Allora, tesi, limite per x che tende a x con 0 di f di x su g di x fa L. Ok. Allora, dimostrazione. Se definisco f di x con 0 uguale g di x con 0 uguale 0, f e g sono continue in AB.
cioè io sono partito da due funzioni che in x con 0 non erano definite, però siccome il limite faceva 0, se estendo la definizione di f di g nel punto x con 0, le funzioni saranno definite anche in x con 0. Inoltre, negli altri punti erano derivabili, se erano derivabili erano anche continui. In x con 0 il limite di f di x, il limite di g di x facevano 0, se pongo f di x con 0 uguale a 0, g di x con 0 uguale a 0, per costruzione queste funzioni sono continue anche in x con 0. Quindi sono continue negli altri punti perché erano derivabili. Sono continue in 0, sono in x con 0, sono continue in tutto. Adesso io cosa dico? Dico sia delta maggiore di 0 tale che se x meno x con 0 è minore di delta, x diverso da x con 0, altro non serve perché siamo in un intervallo, x con 0 è un punto intero, quindi se delta è abbastanza piccolo siamo sicuramente all'interno dell'intervallo, allora f' di x fratto g' di x meno l è minore di epsilon. Questo lo posso fare perché so che questo limite fa l, quindi so che per ogni epsilon diciamo sia epsilon maggiore di 0 esiste delta, più preciso, esiste delta maggiore di 0 tale che se questo è minore di delta, ovviamente togliendo il punto x con 0, questo rapporto è minore, meno L è minore di epsilon. Questo perché questo limite fa L, questa funzione meno il limite, in modo assoluto è L. Allora adesso vado a prendere sia x tale che x meno x con 0 sia minore di delta, x diverso da delta. Andiamo a fare f di x meno fratto g di x. Questo lo posso scrivere come f di x meno f di x con 0 fratto g di x meno g di x con 0. Questo però lo posso scrivere come f' di xi fratto g' di xi, dove xi è un punto tale che xi meno x con 0 è minore di x meno x con 0. Che significa? Per comodità supponiamo che x sia più grande di x con 0. Se sta dall'altra parte il ragionamento si immette, ma alla fine ottenete la stessa disuguaglianza. Voi dovete fare questo rapporto. Questo rapporto chi è? Il rapporto incrementale dell'incremento di f fratto l'incremento di g tra x con 0 e x. I punti sono diversi perché x è diverso da x. Ma io conosco il teorema di Cauchy. Tra x con 0 e x, escluso x con 0, la f e la g sono derivabili e sono continue fin su x con 0 e x. Quindi per il teorema di Cauchy c'è un punto intermedio, ma se è intermedio che vuol dire? Vuol dire che questa distanza è minore di questa distanza tale che questo rapporto sia uguale a questo. Ma questo è uguale a questo, perché se vi ricordate f di x con 0 e g di x con 0 fanno 0. Adesso mi servono un paio di righe, me le ricavo qua sopra. Io so che f di x su g di x, allora io so che se x meno x con 0 è minore di delta vuol dire che xi meno x con 0, che era minore di x meno x con 0, a sua volta è minore di delta. Quindi f di x su g di x
che è uguale a f' di xi fratto g' di xi. Beh, io so che quando, se qua ci mettete xi e xi meno x con 0 è minore di delta, io so che questo meno l in valore assoluto è minore di epsilon, cioè vuol dire che questo rapporto è compreso tra l più epsilon ed l meno epsilon. Cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che se ho epsilon maggiore di 0, se x meno x con 0 è minore di delta e x diverso da x con 0, questo rapporto f di x su g di x è compreso tra l meno x ed l più x, che era quello che dovevo dimostrare. E questa è esattamente la definizione del fatto che il limite di f di x su g di x tende a 0. Ora, questo è il teorema dell'Hopital. Se il limite del rapporto tra le derivate tende a L, il limite del rapporto tra le funzioni tende a L. Chiaro? Andiamo a fare degli esempi, perché vediamo che questa cosa ha delle trappole. Allora andiamo a fare il limite per x che tende a 0 di 6x quadro più 1 fratto 3x quadro più 4. Quando fa questo limite? Fa un quarto, no? Allora, questa funzione è continua, in 0 vale 1 di sopra, 4 di sotto. Facciamo la derivata sopra, la derivata sopra. 12x fratto 6x, questo limite è fatto. Ma abbiamo appena detto che se il limite del rapporto delle derivate fa 2, anche il limite del rapporto delle funzioni deve fare 2, no? Premessa, l'abbiamo detto, se le funzioni e le, allora, le derivate in 0 sono infinitesime, le funzioni di partenza in 0 non erano infinitesime, allora il teorema non si può applicare. Quindi questo teorema si può applicare solo alle forme indeterminate. Cioè l'idea sarebbe, io ho una forma indeterminata, per esempio limite per x che tende a 0 di seno di x su x è uguale al limite per x che tende a 0 di coseno di x su 1 che fa 1. In verità, per così come l'abbiamo applicato noi, non potevamo applicare l'Hopital, perché queste funzioni qua non sono indeterminate, cioè non sono infinitesime per x che tende a 0. Ok? Però in questo caso il teorema vale, quindi in realtà potrei dimostrare un'ipotesi un po' più generale di quello che ho scritto io. Quindi uno lo può prendere come una cosa magica, questo qua è una, invece di fare sen x su x che è un limite notevole che fa 1, faccio la derivata di questo, faccio la derivata di questo, coseno di x per x che tende a 0 tende a 1 e questo limite fa 1. Andiamo a fare un limite.
limite un po' più complicato, limite per x che tende a 0 di 1 meno coseno di x fratto x quadro, ecco, questo è proprio l'applicazione del caso che abbiamo fatto noi, facciamo le derivate, la derivata di meno coseno è seno di x, la derivata di 2x di x quadro è 2x, seno di x su x tende a 1, quindi questo qua tende a 1 x. E questo teorema dell'Hopital in questo caso è perfettamente applicato perché sono infinitesimi sia f, g, f' e g'. Se vi ricordate, l'altra volta avevo dovuto, seno di x su x sapevo che tendeva a 1, però qua per dimostrare questa cosa avevo dovuto applicare formula di Costa-Pérez. Quindi in questo caso effettivamente l'applicazione del teorema di Hopital mi risparmia di applicare formula di Costa-Pérez. Sembra piuttosto potente. Ok? Tuttavia ci sono dei problemi. Andiamo a fare questo limite qua. Limite per x che tende a 0 di 'Ipotesi qua l'abbiamo studiata da qualche parte? No, quindi non serve, cioè solo f su g devono essere infinitesimi. Poi mi serve l'ipotesi che f' su g' tende a f, quindi non l'abbiamo sfruttata. Quindi adesso andiamo a fare questo limite qua, x quadro seno di 1 su x fratto x. Allora, questo limite qua, se lo fate normalmente, è semplicissimo, perché la funzione fa x per seno di 1 su x. Attenzione, la funzione non è definita in 0, perché 1 su x non è definito in 0. Tuttavia, i valori della funzione seno sono comunque compresi tra meno 1 e 1, ok? Quindi, questa funzione è sicuramente compresa tra x e meno x, per x tra, diciamo, tra valore assoluto di x e meno valore assoluto di x. Questo qua per tutti gli x diversi da 0. Dovrei scrivere due disuguaglianze tra x e meno x per x positivi e tra meno x e x per x positivi. Comunque, che succede? Che quando x tende a 0, valore assoluto tende a 0, meno valore assoluto pure tende a 0, per il teorema dei due carabinieri questo tende a, quindi questo limite esiste e fa 0. Adesso andiamo a fare il limite del rapporto tra le derivate. Stavolta la derivata di sopra fa 2x seno di 1 su x, poi viene meno x quadro per coseno di 1 su x per 1 su x quadro, x quadro, x quadro. Questa è la derivata di sopra, la derivata di sotto fa 1. Adesso provate a fare questo limite per x che tende a 0. Questo limite non esiste. Allora, questo pezzo, allora, la semplificazione la tolgo, tanto poi viene meno coseno di 1 su x. Allora, quando andate a fare questo limite, questo pezzo come prima tende a 0,
questo tendeva a 0, c'è un motivo per cui continua a tendere a 0. Ma questo pezzo, coseno di 1 su x, per x che tende a 0, oscilla tra meno 1 e 1 e non ha limite. Provate. Coseno di 1 su k pi greco, 1 fratto 1 su k pi greco, fa coseno di k pi greco, fa meno 1 la k, quindi a volte vale meno 1, a volte vale 1. Vicinissimo a 0. E quindi questo limite qua non c'è. Ora uno dice, vabbè, ma allora il teorema dell'orbita non vale. No, no, il teorema dell'orbita vale, l'abbiamo dimostrato. Il teorema dell'orbita dice che se questo limite esiste, allora esiste anche questo limite e sono uguali. Ma non dice affatto che il secondo deve esistere ogni volta che esiste il primo. Siccome se esistono tutte e due devono essere uguali, qual è l'unica cosa che può capitare? Che questo c'è. Se questo c'è, sono anche uguali. Ma può capitare che questo c'è e questo no. È chiaro? Quindi tu hai la tua forma indeterminata, ti fai le derivate sopra e sotto, ti vai a fare il limite, lo trovi, fa 6, il limite precedente faceva 6, hai applicato l'orbita con soddisfazione tua e di tutti quanti. Vai a fare il limite del rapporto tra le derivate, ti viene più infinito, si può dimostrare in maniera analoga che anche il limite precedente faceva più infinito, quindi hai applicato di nuovo l'orbita in maniera soddisfacente sia per te che per tutti voi. Ma se tu vai a fare il limite tra il rapporto delle derivate e quel limite non esiste, altro, ti devi fermare, perché nessuno ti dice che il limite di prima non ci fosse. È chiaro? Ok. Andiamo a fare questo limite. Andiamo a fare un altro esempio sull'orbita. Abbiamo 4 ore, giusto per fare. Allora, limite per x che tende a 0 di, a qua ci metto l'esponenziale di 2x più 1 fratto x quadro meno 1 per il logaritmo di 2 più x fratto 2 meno x quadro, sopra ci metto coseno di x quadro fratto 1 più logaritmo al quadrato di x quadro più 1, poi ci metto meno l'esponenziale di x fratto 1 più 3. Allora, questo limite fa meno 2x. Allora, uno dice, ma come hai fatto a dire? Ora ve lo dico come ho fatto a dire questa cosa. Allora, uno dice, per x che tende a 0, controlliamo che le funzioni siano infinitesime.
questo tende a 0, questo tende a 1, questo tende a 0, 0 su 1 fa 0, coseno di 0 fa 1. Esponenziale di questo tende a 0, 1, 0, esponenziale di 0 fa 1, 1 meno 1 fa 0. Sotto mi viene 0, 0, 1, meno 1, questo tende a meno 1, questo tende all'esponenziale di meno 1, tende a 1 su e. Questo è 2, 2, 0, 0, 2 fratto 2 fa 1, logaritmo di 1 tende a 0. 1 su e per 0 fa 0. Quindi abbiamo una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Allora uno dice, è prima l'opera, poi la guarda meglio e ci ripensa, spero, se non è scemo. Perché se io voglio applicare l'Hopital, qui ho la derivata di una funzione di una funzione razionale, qua ho la derivata di una funzione di un'altra funzione razionale, e poi c'è il prodotto delle due funzioni. Quindi se faccio le derivate, io in 5 minuti le faccio, voi non lo so. Sopra ci vogliono altri 5 minuti di derivate, e poi bisogna andare a calcolare tutti i vari pezzi. Questo è un... basta applicare l'Hopital una volta per fare questo. Fatelo a casa per esercizio, prendete 10 minuti e controllate che fa meno 2. Tuttavia, supponiamo, io adesso vi dico come ho fatto a calcolare questo limite così velocemente. Supponiamo per esempio di sapere che questa funzione qui, tende a 1, poi il termine successivo, ricordate, una costante, poi c'era l'infinitesimo, in genere di ordine 1, poi ci sono quelli di ordine superiore a 1. Questa funzione qua, qui, c'ha sicuramente un infinitesimo, dopo la 1, c'ha un infinitesimo di ordine superiore a x. Quest'altra funzione lì è meno 1 più x più o piccolo di x. Non mi chiedete perché, quando conoscerete le formule di McLaren lo saprete fare pure voi molto velocemente. Allora, questa funzione qui, qua, questa qua avevamo detto che tende a 1 su e, esponenziale di meno 1, quindi questa qua è 1 su e più o piccolo di 1. Tende a 1 su e, questo lo sappiamo già. Se tende a 1 su e, è 1 su e più un infinitesimo. Quest'altra funzione qua invece si comporta come x mezzi più o piccolo di x. E questo per adesso non lo potete sapere, però è facile da vedere. Allora, supponiamo di saper decodificare questo limite in questo modo. Adesso dico che il limite è facile da calcolare. Perché? Facciamo i prodotti sopra e sotto. Qua mi viene, anzi, sopra la somma e sotto il prodotto. Cominciamo da sotto che c'è il prodotto. 1 su e per x mezzi fa x su 2e. Quando andate a fare questo prodotto, quando andate a fare questo prodotto, quando andate a fare questo prodotto, viene tutta roba di ordine superiore. Viene più o piccolo di x. Qua viene o piccolo di 1 per x mezzi che fa o piccolo di x, o piccolo di x per una costante che fa o piccolo di x per o piccolo di 1 che fa o piccolo di x. Di ordine superiore a 1, questo diviso x tendeva a 0. Allora, se lo moltiplicate per un infinitesimo, continua a tendere a 0 quando lo dividete per x. Quando moltiplicate questo per questo, comunque, dividendo per x tende a 0. Ok, andiamo a vedere sopra. Sopra cosa avete? 1 meno 1 se ne va, poi avete meno x che rimane, e poi avete più piccolo di x meno piccolo di x, che quanto fa? Quanto fa più piccolo di x meno piccolo di x? Se mi dite 0 mi arrabbio, perché l'abbiamo già visto che fa o piccolo di x. Però a questo punto scatta quello che, se vi ricordate, abbiamo chiamato l'ultima volta principio di sostituzione degli infinitesimi. Qui abbiamo un infinitesimo di ordine 1 più infinitesimo di ordine superiore. Qui abbiamo un infinitesimo di ordine 1 più infinitesimo di ordine superiore.
queste si possono trascurare, ricordate f piccolo, f grande, g piccolo, g grande, quindi questo limite è uguale a questo rapporto, x fratto x se ne va, meno 1 fratto 1 su 2 fa meno 2, quindi il limite fa meno 2. Allora, per fare questo limite, se uno conosce poco poco le formule di McLaren, ci vogliono 2 minuti. Se volete fare questo limite, posso fare di molto peggio, ma se volete fare questo limite, perché in genere i limiti che daremo al compito saranno in genere infinitesimi del secondo, infinitesimi o infiniti del secondo ordine, ok? Infinitesimi, in genere saranno infinitesimi del secondo ordine, perché almeno faremo andare via gli infinitesimi del primo ordine. Però se volete fare questo con L'Hôpital, adesso fatelo per esercizio, ci vogliono, se uno studente sa fare le derivate, qua ci mette non più di 10 minuti, derivate sopra, derivate sotto, e vedete che per x che tende a 0, quel rapporto tra le derivate tenderà a meno di x. Chiaro? Più precisamente, la derivata di sopra in 0 tenderà a meno 1, la derivata di sotto in 0 tenderà a 1 su 2. Quando l'andrete a valutare in 0, quella di sotto farà 1 su 2, quella di sopra farà meno 1 e il rapporto farà meno 2. Però lo dovete fare perché ci dovete sbattere il pugno, ci dovete toccare con mano il fatto che se io voglio applicare L'Hôpital a questa situazione qua, certamente non sono una persona sana di mente. Quindi L'Hôpital va benissimo, ci sono certi casi in cui funziona benissimo, vedremo alcuni casi in cui è essenziale, per esempio per dimostrare che, ecco, abbiamo ancora 5 minuti, andiamo a fare questo limite. L'Hôpital vale anche per l'infinito, cioè anche quando la forma indeterminata è di tipo infinito su infinito. Non lo dimostro, ma la dimostrazione non è molto diversa da quello che ho fatto. Allora, supponete di voler fare questo limite, limite per x che tende a più infinito e alla x fratto x alla 1000. Ok? Allora, quanto fa questo limite? Più infinito. Ma se lo devo dimostrare, come si fa a dimostrare? Ci vuole L'Hôpital, perché io derivo, dopo 1000 volte che ho derivato, qua mi viene sopra la derivata di alla x e sempre alla x. Dopo aver derivato per 1000 volte, x alla 1000, la derivata fa 1000 per x alla 199. La derivata seconda fa 1000 per 999 per x alla 198. Dopo 1000 volte mi rimane 1000 fattoriale, che sarà grandissimo, ma è un numero. Allora, questo è un numero. Questo per x che tende a più infinito, tende a più infinito su un numero fa più infinito. Allora, qua L'Hôpital quante volte lo devo applicare? 1000. Perché quando l'ho applicato, il rapporto tra le derivate millesime va più infinito, quindi il rapporto tra le derivate 999 va più infinito. Quindi, torno indietro, 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 quindi questo rapporto qua va più infinito. Ovviamente, se voglio fare il limite per x che tende a più infinito di e alla x fratto x alla n, è esattamente la stessa cosa, va più infinito. N lo prendo un numero fisso, un numero naturale fisso. Invece di applicarlo 1000 volte, lo applicate n volte, sarà il limite di e alla x fratto n fattoriale che va più infinito, e quindi questo limite va più infinito. Qui, effettivamente, se non avete il teorema di L'Hôpital, non ne uscite vivi, perché dimostrarlo a mano si può fare, ma è molto più complicato. Invece applico L'Hôpital un certo numero di volte, questo rimane sempre alla x, questo scende di grado, prima o poi arriva una costante, quindi e alla x su una costante è la frequenza. Quindi ci sono dei casi in cui effettivamente L'Hôpital ha un'utilità pratica, concreta.
ma ci sono anche dei casi in cui se uno pensa di fare tutto con l'Hopital, cioè scusate, un elettricista c'ha la pinza, c'ha la tenaglia, ha altri strumenti, c'ha il voltmetro, c'ha altri strumenti per misurare la corrente, eccetera. Mica fa tutto con la pinza. L'Hopital è uno strumento. Ah, serve per calcolare i limiti. Non è l'unico strumento per calcolare i limiti. Quelle che vedremo noi, cioè le formule di McLaurin unite al principio di sostituzione di medesimi, sono generalmente molto più potenti. Ok? Però